che ci fanno, il motivo di questa protesta, Nicola? Niente, semplicemente questi artisti baresi chiedono giustizia. È stato fatto un atto pubblico, una delibera con la quale sono stati assegnati 1.200.000 euro a 6 strutture che loro hanno descritto sulla delibera radicate sul territorio che fanno cultura, e li hanno dati solo a loro. Noi siamo altre 5 strutture e ci riconosciamo con queste caratteristiche, siamo tutti radicati sul territorio e facciamo cultura: il Teatro Purgatorio, il Piccolo Teatro di Bari, il Teatro Barium, il Teatro Duse e la Compagnia Ariete. Abbiamo le stesse caratteristiche e vorremmo chiedere al sindaco di Bari, che è quello che ha proposto questa delibera, che poi è anche assessore alla cultura, i motivi che hanno escluso noi e hanno favorito gli altri. Cosa hanno di meglio queste strutture, cosa abbiamo di peggio noi? Noi ci riteniamo vittime addirittura a questo punto di una concorrenza sleale, cioè 6 strutture che fanno il nostro stesso lavoro hanno un appoggio dal denaro pubblico e noi siamo costretti ogni giorno a combattere la battaglia quotidiana. Crediamo di essere stati discriminati e senza nessun tipo di lotta, ma molto semplicemente con una piccola polemica ironica abbiamo definito questa lotta figli di un sindaco minore e vorremmo sapere dal nostro illustre signor sindaco perché solo questo. C'è show però, uno show. Beh, normale, gli artisti non possono fare uno sciopero così come è descritto. Lo sciopero è uno show. Noi siamo qui che invece di protestare, invece di sbandierare simboli, noi cantiamo, giochiamo, scherziamo con la gente ai quale diamo questo volantino nella quale ci sta scritto comune adotta pure a noi, sindaco e a noi, e sul retro c'è tutta la sacrosanta storia di questo inghippo. Quindi io ho fatto una metafora e tutti i miei compagni, i miei amici sono d'accordo. La metafora è questa: c'è una tavola imbandita, intorno a questa tavola ci sono 11 commensali, tanta roba da mangiare sul tavolo, 6 mangiano e 5 stanno digiuni. E come mamma fa? Dopo 5 minuti normalmente zomba la tavola là, insomma. Nietta, tempesta. Sì. Per il piccolo teatro. Per il piccolo teatro. Il piccolo teatro, oltre alla questione che ha già detto Nicola, c'è anche la questione della chiusura, che ci hanno chiuso il teatro. Ecco, ci hanno chiuso il teatro e questa è una cosa molto grave, perché il piccolo teatro ha la sua storia, ha tante tante altre cose. Oltretutto riconosciuto anche dalla sovrintendenza per l'archivio culturale che noi abbiamo. E anche io, insieme a tutti quanti gli altri, sto soffrendo questa cosa. Non abbiamo aiuti, non abbiamo niente. Vorrei riaprire tanto il mio teatro e spero che finalmente qualcuno si commuova. E ci dia questa possibilità, alla città di Bari soprattutto. Certo, perché il piccolo teatro appartiene alla città di Bari. Non fosse altro per il ricordo di Eugenio D'Attoma, che tanto ha speso e tanto ha fatto per questa città. Ce l'auguriamo, Nietta. Grazie. Allora, passiamo a Gianni Colaiemma per il Barium. Gianni, il motivo di questa protesta, da parte tua. Le parole già le ha dette tutte Nicola. Io volevo parlare di questo, mi ricollego alla tavola di Nicola, chi sta a mangiare, no? Cioè chi viene invitato a pranzo. Abbiamo il Teatro Purgatorio, il Teatro Barium, il Piccolo Teatro, il Teatro Duse, Compagnia Ariete. E abbiamo anche a tavola, abbiamo l'Abeliano, Gran Teatrino, Kismet, Tiberio Fiorilli, Anonima GR e Diaghilev, che l'hanno invitato, pensa, da Mola di Bari, quindi l'ospite estero, diciamo, forestiero. Queste sono le 11 compagnie che mangiano a questa tavola. Giustamente, dice Nicola, dovrebbero mangiare. Vengono serviti da grandi camerieri, quindi immagino gli assessori che hanno approvato la delibera, a partire da tutti quelli di Ipisicchio, eccetera, eccetera, servono a tavola l'Abeliano, Gran Teatrino, Kismet, Tiberio Fiorilli, Anonima GR e l'ospite forestiero di Aguilev di Mola di Bari. Arrivano zombie se non vanno a camarire. E questa è la nostra domanda. Perché? È come se vogliono chiudere dopo il piccolo teatro anche i nostri teatri, che hanno trentennale, quarantennale storia, e perché no, anche di 50 anni. È come se chiudessero le farmacie più importanti di Bari. Perché noi nel momento in cui i grandi teatri sono stati chiusi, abbiamo sopperito alla mancanza di teatro in città. Come? Con i nostri, tra virgolette, ripeto, piccoli teatri. Come? La gente è venuta,
continua a venire, quindi la politica del biglietto noi continuiamo a farla, però non è giusto che a tavola verranno serviti nuovamente per 3 anni L'Abeliano, Gran Teatrino, Kismet, Tiberio Fiorilli, Anonima Giere, Diaghilev, D'Amora, Di Bari, e non saranno serviti più a tavola il Teatro Purgatorio, il Teatro Barium, il Piccolo Teatro, Teatro Duse e la Compagnia Rete. E diciamo che per molti tratti sono state le fondamenta, è come se una casa togliessimo le fondamenta, perché comunque sono teatri storici della città di Bari che hanno radicati sul territorio, ma veramente radicati. Io tra queste radici di questi altri non ne vedo molti. Senti, a parte la protesta, quale potrebbe essere una soluzione a tutto questo secondo te? Noi vorremmo mangiare come gli altri, ma mangiare non in maniera esagerata. Nella stessa equità. Dove ci sono due, mangiano in tre, una cosa del genere. Mangiare antipatica. Noi vogliamo che questi fondi venissero divisi equamente, solo questo. Diciamo aggiunge un posto a tavola, che forse è. Cinque posti a tavola. Aggiungiamo cinque posti a tavola. Ma noi stiamo seduti, solo che non venne cameriere. Perché siete comunque riconosciuti come teatri. Non vorremmo rubare nei piatti di coloro che già continuano ancora a mangiare, sono già arrivati al secondo. La protesta, per quanto riguarda la protesta di quello che è un sacrosanto diritto da parte dei teatri, a cominciare dal Piccolo Teatro di Bari, che è, diciamo che è storico per quanto riguarda la cultura popolare. Quindi chiudere il Piccolo Teatro di Bari è stato uno scempio, è stata una mancanza di educazione. Perché non si può chiudere un teatro che ha fatto la storia del vernacolo dall'inizio, cioè da 40 anni a questa parte, soltanto per questo. Schifato dell'ingiustizia adottata nei confronti di alcuni, mentre altri ha preso parte. Aspetta, ma quello che è mancato, forse che non è stato detto, noi l'abbiamo saputo per vie traverse, cioè non sapevamo nulla. Se non se ne accorgeva nessuno, questa roba andava avanti senza che nessuno se ne accorgeva, e questi loro ritornavano, continuavano il Piccolo Teatro a restare chiuso, loro a non prendere una lira e a continuare a guardare da dietro il sipario se c'era il pubblico in sala per poter accendere a mezzogiorno un piatto del Macaru. Questa è la realtà. Carlo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e che si occupa anche di spettacolo e di cinema. Carlo, cosa hai carpito questa mattina con questi attori baresi che stanno facendo questo sciopero? Sì, evidentemente bisognava dividere questa torta, sia pure dietetica, in più fette, e naturalmente noi come carta stampata stiamo dando anche spazio alla protesta dei maestri Colaiem, Pignataro, De Giglio, Tempesta, che poi molti sanno benissimo che sono pilastri del teatro barese, di una tradizione che forse 50 anni fa non esisteva, l'hanno creata loro, e i giovani vanno a teatro. Io poi casualmente sabato scorso sono stato spettatore di uno spettacolo appunto con Nicola Pignataro, Franco De Giglio, e ho visto tanti ragazzi ventenni, quindicenni, venticinquenni che si sono divertiti ridendo a crepapelle, quindi è un patrimonio da tutelare e come tale non va dimenticato. E dobbiamo dire anche che le stesse attori che tu hai citato spesso e volentieri sono disponibili anche per serate di beneficenza per tutte le associazioni che li richiedono. Loro non dicono mai no, come Nicola mette a disposizione teatro, Gianni, insomma avete partecipato anche a cortometraggi ospitate, quindi questo è importante. Assolutamente, loro quando si tratta di una cosa benefica la telefonata dura 5 secondi, ci sono, annullano gli altri impegni e sono presenti, e questo non è un particolare secondario rispetto alla necessità di dare una mano a tutti e quindi anche a loro, che ripeto portano con sé un patrimonio ancora vivo, non si può assolutamente parlare di patrimonio storico, un patrimonio vivo che deve dare ancora tantissimo al teatro barese, quindi è al teatro, agli spettatori, è una risata non a prezzo. Certo, un patrimonio che tra l'altro è stato rivalutato in questo periodo, perché mai come ora su Facebook, sui social network si parla in barese. Prima ci si vergognava 15-20 anni fa, oggi invece è quasi una parola d'ordine parlare con la terminologia. Esiste delle pagine che sono quasi a 100.000 mi piace, perché ci sono, è una pagina nella quale un barese, un pugliese si identifica. Io assolutamente. Non voglio fare retorica per nessunissima ragione, però ha detto bene lui, Carlo, che insomma, chi ha creato il teatro popolare a Bari sono questi teatri qua, il teatro in vernacolo, sono il Piccolo Teatro, il Barium, il Teatro Purgatorio, che non dimentichiamo che 40 anni fa, e qualcuno della mia età se lo ricorda, il vernacolo era la caravella alla domenica in un quarto d'ora, Colline, Mariette, Babatucce e come si chiama? E Vedovizze, Dosen, nel futuro tutto si sistema. Il mago.
No, Piero De Vito era Bavtoc, questo era Nico Maretti che faceva questo. Cioè il dialetto finiva lì, si è creato un teatro, abbiamo creato, siamo ancora in fase, cioè il teatro popolare barese diciamo è ancora nell'embrione, perché se dobbiamo confrontarci con quelli che sono i teatri popolari di altre città, altre realtà, siamo ancora all'embrione, però abbiamo cominciato a creare qualcosa, cerchiamo di mantenerlo. Ma di mantenere questa tradizione. Di mantenere questa tradizione, è chiaro, sì. E loro hanno reso esportabile il dialetto e la cultura barese, che oggi si parlano e si capiscono anche a Milano e a Torino, a parte il fatto che lì ci sono tanti baresi di seconda e di terza generazione, ma il barese è una lingua, è diventata una lingua culturale, una lingua pienamente sdoganata. Allora io chiuderei con aggiungi un posto a tavola, anzi aggiungi quanti sei? Cinque posti a tavola. Aggiungi cinque posti a tavola che teniamo tutti qua, questa è la realtà. Grazie. Ciao.